C'era una volta un omino con un po' di barbetta, a cui davano fastidio tante cose del suo tempo. Un bel giorno, vedendo che c'erano sempre guerre, che regnava tanta, ma proprio tanta, ma proprio tantissima ignoranza, decise di andare a far visita ai principi dell'epoca per capire come mai. Ognuno di loro rispose che il proprio Dio era più potente di quello degli altri. E che siccome il paradiso non andava diviso con nessun altro, loro dovevano scomare di sangue chiunque la pensasse diversamente, altrimenti Dio stesso li avrebbe puniti dall'alto. Allora, il piccoletto prima si piegò in due dalle risate e poi raccontò a tutti come stavano realmente le cose. In una notte, con una luna tonda tonda ed un miliardo di stelle, fece loro alzare la testa al cielo e spiegò a tutti che la Terra e i pianeti girano intorno al Sole, che è immobile, e che tutti insieme formano l'intero sistema solare. Poi aggiunse che esistono altri soli, altri sistemi solari, che l'universo è infinito ed eterno e che a Dio non gliene frega proprio un bel niente di quello che combinano gli uomini, perché è sempre indaffarato con la manutenzione dell'intero baraccone celeste. Allora, tutti rimasero a bocca aperta ed erano felici, tranne i cardinali e i preti, che invece chiedevano una prova di quanto detto. E come fare? Decisero di inviare una sonda nello spazio per controllare e costruirono una rampa di lancio in legno di castagno. Il piccoletto era contento perché intanto le guerre si erano interrotte. Molti leggevano le cose che lui scriveva e alcuni gli chiedevano addirittura l'autografo. Si incupì quando si accorse che la sonda era lui, che il fuoco ai propulsori fu dato ai suoi piedi perché il razzo non era stato ancora inventato, ma soprattutto quando pochi secondi prima del lancio, nessuno si ricordò di slegarlo dal palo direzionale. Così ricominciarono le guerre in nome di Dio. Molti tornarono ignoranti e nessuno da allora osò più alzare la testa per paura di fare la sonda. Buonanotte alle coscienze pulite.